Grazie Nicola Molteni. Grazie, buongiorno a tutti. Immigrazione e sicurezza, ma anche giustizia. La giustizia è una competenza prettamente dello Stato, però credo che una forza politica come la Lega, che parla ai cittadini, che risolve i problemi dei cittadini, non può non farsi carico di declinare anche una piattaforma politica e programmatica in tema di giustizia, proprio perché ognuno di noi si trova costantemente a che fare con il sistema giustizia. La giustizia e i problemi della giustizia non sono evidentemente solo quelli che toccano e che riguardano Silvio Berlusconi, ma i temi della giustizia sono quelli che toccano migliaia di cittadini, migliaia di persone e migliaia di imprese che costantemente si trovano a che fare con l'inefficienza e il non funzionamento del sistema giustizia. Due numeri per far capire in che situazione noi oggi ci troviamo. 4,5 milioni di cause civili pendenti, cioè 4,5 milioni di cause civili, di processi civili non risolti, 5 milioni di cause civili penali non risolti. Prima veniva citata la Svizzera. In Italia, in questo paese, per poter arrivare a una sentenza definitiva nei tre gradi di giudizio servono 8 anni, 3.000 giorni. In Svizzera 395 giorni. Questo è il sistema e il modello a cui ovviamente noi dobbiamo tendere, ed è per questo che abbiamo declinato tutta una serie di proposte e di idee per rendere migliore, più efficiente, più funzionale, più rapido il funzionamento del sistema giustizia. Le nostre imprese sono in difficoltà per la pressione fiscale, per la burocrazia particolarmente dannosa, ma anche e soprattutto per un sistema giustizia che non funziona. Due proposte e chiudo, due idee che per la Lega sono imprescindibili sul tema giustizia. Primo, la Lega dice, ha detto, dice e dirà sempre no a qualunque forma di indulto, a qualunque forma di amnistia, a qualunque svuota carceri. Noi abbiamo assistito in questi 4 mesi di governo Letta a 2 vergognosi svuotacarceri che hanno rimesso in libertà 20.000 detenuti, 20.000 criminali. Per noi il principio della certezza e dell'effettività della pena è sacrosanto. Chi sbaglia paga e paga interamente la propria pena se è previsto il carcere. L'altro principio, e vado a chiudere, secondo il quale sempre chi sbaglia paga, ma questo principio vale per, non per tutti, ma per quasi tutti, è il principio, e chiediamo che venga applicato finalmente e definitivamente il principio della responsabilità civile dei magistrati. Troppe volte assistiamo a magistrati che sbagliano per dolo o per colpa grave e nessuno risponde dell'errore commesso e paga sempre il cittadino. Grazie.